Buonasera e benvenuti a Prima TG. Apriamo questa edizione con le ultime novità in ambito Covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 3 maggio. In area rossa la Valle d'Aosta. Su quest'ultima però rimane qualche dubbio a causa dell'incidenza sui 100.000 abitanti che in tutta Italia è in calo tra i 140 e i 150, mentre nella regione è quasi oltre i 250.000. In fascia arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono invece in zona gialla. Si unisce al blocco delle gialle anche la regione Puglia, ma si aspettano gli ultimi dati. In generale, i dati della circolazione del virus sono in miglioramento e nessuna delle regioni gialle sembra essere peggiorata, anche se bisogna sempre mantenere l'allerta massima, soprattutto a causa della variante inglese. Nessun'area però del paese è purtroppo ancora in grado di passare in una condizione di semilibertà e quindi alla zona bianca, che per ora è assegnata solo alla Sardegna, che però poi si è ritrovata in rosso. Aggiornamento anche sui vaccini. Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino, grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il grande lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili. Lo ha scritto su Facebook proprio il ministro della Salute Roberto Speranza, che aggiunge: l'Italia dovrebbe aver raggiunto l'obiettivo delle 500.000 dosi al giorno, aveva detto ieri il commissario Figliuolo nel corso della registrazione di Porta a Porta. I dati mi danno una proiezione di una forbice tra le 480 e 520.000 che dovrebbero essere attorno al target, ha detto poi sottolineando che ci sono le potenzialità per arrivare fino a 600-700.000 dosi. Figliuolo ha poi rinnovato la richiesta di seguire il piano in maniera strutturata e quindi ordinata. Questo solo ci può portare ad uscire e a far sì che tutti i cittadini si sentano figli dello stesso padre, che poi è l'Italia e la nostra Costituzione. Entro la metà di luglio il 60% degli italiani dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose di vaccino. Lo ha poi aggiunto durante la registrazione di Porta a Porta sempre il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, che ha poi sottolineato che in base ai piani l'immunità di gregge all'80% è auspicata per la fine di settembre. Credo che in questo modo, ha aggiunto, si passerà un'estate abbastanza tranquilla, fermo restando che servirà ancora utilizzare la mascherina, rispettare il distanziamento e quindi l'igiene. Proprio a tal proposito, Pfizer-BioNTech fa sapere di aver chiesto all'Agenzia Europea per il Farmaco, quindi l'EMA, l'autorizzazione per estendere l'utilizzo del suo vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni, come già accaduto negli Stati Uniti nelle scorse settimane. Passiamo dunque all'analisi della curva pandemica sul territorio nazionale. Il bollettino del Ministero della Salute registra 13.446 nuovi contagi su 338.731 tamponi effettuati tra monoclonali e antigenici. I decessi in un giorno sono stati 263. Ancora in calo i ricoveri, poiché le terapie intensive sono a meno 57, mentre i ricoveri ordinari sono 411 in meno. Il tasso di positività è sceso al 4%. Passando invece alla Campania, i dati diramati dall'unità di crisi delineano 1.898 positivi, di cui 1.288 asintomatici e 610 sintomatici, su un totale di tamponi di 20.727, di cui 8.393 antigenici. I deceduti invece sono 24, di cui 20 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. 2.371 il numero dei guariti. Per quanto riguarda invece il solito report posti letto su base regionale, come noto sono 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ma gli occupati sono 137. Dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, 1.432 sono gli occupati. La prossima settimana Capri sarà isola Covid e faremo una campagna di promozione mondiale. Questo quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta Facebook. La settimana successiva lo sarà Ischia, ha poi aggiunto, e daremo priorità alle categorie turistiche delle altre zone, come il Cilento e la costiera Sorrentina. Sui vaccini De Luca torna a denunciare il furto di dosi nei confronti della Campania, penalizzata di 211.000 dosi finora, e poi il sottofurto della minore consegna in regione di fiale Pfizer e Moderna.
Il tutto ironizza mentre si vede una tuta mimetica su un paio di anfibi vagare per l'Italia. Avessimo avuto le dosi che ci aspettavamo, aggiunto, avremmo completato tutto, ma già così oggi siamo all'avanguardia. Ascoltiamo dunque un estratto delle sue parole tra campagna vaccinale e prospettive future. La prossima settimana l'isola di Capri sarà isola free COVID e faremo una bella campagna di promozione mondiale, perché Capri, libera dal COVID, è un attrattore per tutta Italia, non per Capri. La settimana successiva completiamo Ischia, Capri. Abbiamo intenzione di dare priorità alle categorie economiche. Abbiamo firmato un accordo con Confindustria, organizzazioni sindacali. Hanno aderito a questo accordo già 250 aziende che aspettano soltanto la consegna del vaccino e sono pronte a vaccinare i propri dipendenti con personale proprio. Abbiamo avviato la vaccinazione per il personale del trasporto, abbiamo cominciato con EAV, ma abbiamo aperto l'iscrizione a tutto il personale del trasporto della Regione Campania. Ma intendiamo dare priorità al comparto turistico alberghiero commerciale. E quindi vogliamo dare priorità, oltre che alle isole, alla costiera sorrentina, al litorale Domizio, alla costiera amalfitana, alla costiera cilentana, perché il comparto turistico alberghiero deve essere immunizzato prima, dobbiamo completare per maggio le vaccinazioni. Se non vogliamo regalare milioni di turisti alla Spagna, alla Grecia, alla Croazia, ad altri paesi del mondo. E se vogliamo dare respiro ad un comparto economico che è fra quelli che hanno sofferto di più e per il quale i tempi non sono indifferenti. Magari per un'industria puoi avere uno scarto di un mese, per il comparto turistico alberghiero. Se non chiudi per maggio, ti salta tutta la stagione turistica. Non ci vuole molto per capirlo. Abbiamo deciso di muoverci con vaccinazioni di massa, dando anche vaccini agli operatori economici. Al di là di alcune astruserie che ci vengono a volte comunicate da Roma. Allora andremo avanti decisamente in questa direzione. Con la collaborazione della Regione Campania è uscita una guida di 400 pagine su Lonely Planet, una rivista fra le più accreditate al mondo per il turismo, sulla Campania. Una guida per il turismo in Campania. Un altro passo in avanti importante. Ovviamente nel frattempo Covid e PNRR con tutto quello che segue a parte, stiamo lavorando anche su cose concrete. Ci spostiamo ora sulla cronaca. Si orientano sempre più decisamente sulla pista del suicidio gli investigatori per la morte della 24enne di Pompei, in provincia di Napoli, Grazia Severino. L'esame esterno del medico legale nominato dalla procura di Torre del Greco ha escluso la violenza sessuale, mentre i carabinieri hanno ritrovato sul davanzale di un finestrone interno dell'edificio della prima traversa di via Carlo Alberto, da dove probabilmente la giovane si sarebbe lanciata, le forbici con le quali, prima di gettarsi per l'appunto, si sarebbe inferta tre fendenti. Grazia Severino era una studentessa universitaria di matematica all'Università di Salerno, ma soffriva di patologie psichiche ed era in cura da un paio d'anni. Ieri, secondo uno scenario degli investigatori, sarebbe entrata nell'edificio in stato confusionale, forse sotto l'effetto di farmaci. Nel pomeriggio di ieri, i primi elementi raccolti dai medici dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la 24enne è stata trasportata in fin di vita, avevano fatto ipotizzare scenari di violenze sessuali e persino di sevizie, ma nessuna conferma è venuta dagli approfondimenti e la pista dell'omicidio non appare più credibile.
Torna l'edizione 2021 del Maggio dei Monumenti a Napoli. La programmazione degli eventi, per lo più all'aperto e concentrati nel fine settimana, è consultabile online e prevede numerosi spettacoli culturali, teatrali, artistici e musicali. Ascoltiamo però le voci dei protagonisti. È stata una bella scommessa voler rivisitare il Maggio dei Monumenti dopo un anno di angosce, di paura, di ripiegamento sul corpo, e il Comune di Napoli, l'amministrazione, ha creduto fortemente nella possibilità che il maggio fosse un momento di apertura, che finalmente, gettando via i lenzuoli e aprendosi al mondo, alle stelle, alla bellezza, si potesse tornare a passeggiare e a godersi Napoli da tutti i punti di vista. Devo dire che fino a 15 giorni fa non eravamo neanche sicuri che questa cosa potesse accadere, ma noi ci abbiamo creduto che si potesse promuovere un maggio non in streaming, e ci abbiamo creduto, ma quello che è più bello e che mi sento di dirvi è che ci hanno creduto anche i napoletani, ci hanno creduto gli enti, le istituzioni culturali che hanno partecipato con noi, ci hanno creduto gli artisti, le guide, le associazioni culturali che in 50 hanno risposto al nostro appello e ci offriranno 150 itinerari che vanno da quelli classici a quelli più innovativi, di trekking e di riscoperta di luoghi che finora probabilmente neanche sulle guide turistiche erano segnalati. Noi abbiamo concepito tutta la programmazione all'aperto. Se si eccettuano le mostre, per le chiaramente che sono collocate nei luoghi museali, e laddove ci dovessero costringere a chiudere, è chiaro che noi come il MAN e come gli altri musei chiuderemmo, ma tutto quello di cui vi ho parlato si svolge all'aperto, e in linea di massima noi siamo ottimisti che con senso di responsabilità i cittadini non vogliano riperdere quella libertà che hanno così duramente desiderato e conquistato. Nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta, grazie ai dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro. Nell'ultimo bollettino di aprile sono 274 i nuovi positivi al tampone, cui si aggiungono 3 vittime e 245 guariti. I test processati sono stati 2.842 per un tasso di incidenza che scende sotto il 10%, attestandosi al 9,64%. Nel saldo complessivo si ha un aumento di 26 contagiati in tutta la provincia. Maddaloni è in cima per numero di positivi con 465 casi attivi, seguita poi da Caserta con 432 e Marcianise con 431. Il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, ha preso parte ad un momento di preghiera dedicato a tutti i lavoratori del territorio. A presenziare la cerimonia vi è stato il Monsignor Antonio Di Donna. Ascoltiamo le parole del primo cittadino e poi del Monsignore. Siamo qui questa sera per pregare per il mondo del lavoro, alla vigilia della festa del lavoro. Gesù era chiamato il figlio del falegname, figlio di Giuseppe, eppure lui ha lavorato con mani d'uomo, perché il lavoro è la collaborazione con il Dio creatore. Quando uno lavora, collabora, coopera alla creazione di Dio. Il lavoro non è solo un fatto tecnico o economico, quello di portare a casa dei soldi, pure questo è importante, ma il lavoro significa collaborare con il creatore. Siamo qui in questa creazione originale, questa cooperativa sociale di Casapane, perché mi sembra un luogo significativo che dà lavoro a dei giovani investendo per il loro futuro. Purtroppo la pandemia, come sappiamo, ha bloccato molto del mondo del lavoro. Una delle conseguenze della pandemia è anche una conseguenza sociale, come sappiamo. Si stanno riprendendo, ma aspettiamo e auguriamo che si riprendano ancora di più. La mia presenza e la presenza della diocesi di Acerra è per sostenere questa ripresa. Per questo preghiamo e auguriamo il futuro migliore. Buon primo maggio a tutti i lavoratori, non a casa. Siamo a casa ancora con prudenza, perché questo è un periodo dove dobbiamo avere ancora tanta prudenza, e sicuramente con l'avanzata del vaccino supereremo anche questa crisi sanitaria. Come noto, la variante indiana sta spaventando l'Europa e dunque i sindaci campani stanno cercando di correre ai ripari. Proprio a Castelvolturno informazioni sul punto sono state pubblicate dal Comune.
Il sindaco Luigi Petrella ha ritenuto opportuno richiedere con urgenza all'ASL di Caserta e al commissario unità di crisi Covid uno screening dei 100 cittadini di nazionalità indiana regolarmente registrati all'anagrafe di Castel Volturno. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti di frequenti viaggi da e verso il loro paese d'origine. Dato il recente proliferare della variante indiana del virus Covid-19, è necessario valutare lo stato di salute dei suddetti cittadini per la loro e l'altrui incolumità. Il direttore generale ASL di Caserta, il dottor Russo, e il direttore sanitario del distretto sanitario 23, il dottor Stefanelli, hanno prontamente risposto all'appello del sindaco e dato disponibilità per avviare il processo di screening. È quindi in corso il reperimento di tutti i cittadini interessati dallo screening tramite l'elenco anagrafe, con la collaborazione ovviamente della Protezione Civile, per indirizzarli al plesso designato e dunque effettuare i controlli. Il CDA del Museo Provinciale Campano di Capua comunica a tutto il territorio, agli enti pubblici e privati, alle associazioni e a tutti i cittadini della provincia di Caserta che non era a conoscenza del trasferimento delle sei matres a Pescara, ma lo ha appreso ieri mattina. L'atto inerente al trasferimento delle matres è stato infatti deliberato più di un anno fa. Del trasferimento delle matres a Pescara i membri del CDA ne sono venuti a conoscenza solo ieri, quando la notizia è apparsa su qualche sito di stampa locale. Visto che la cosa è piuttosto anomala e ha sollevato non pochi malcontenti in quanto si è pensato che il CDA attuale avesse adottato tale deliberazione, è intenzione del CDA dare comunicazione pubblica, come si sta facendo, di tutto il suo operato attraverso i canali ufficiali del museo e attraverso un ufficio stampa preposto che finora non c'era. Il CDA sa bene che le risorse sono limitate, ma il settore comunicazione è troppo importante e vitale per affidarlo all'improvvisazione, rischiando così queste incresciose situazioni di cattiva o mancata informazione su argomenti ed eventi di primaria importanza per tutto il territorio. È un vanto e un onore per tutti che le nostre matres siano presenti in mostre su tutto il territorio nazionale e non è opportuno che questi eventi così importanti e gratificanti per tutto il territorio non siano pubblicati e pubblicizzati sul sito e sui canali ufficiali del museo, con un calendario degli eventi in programma che si è reso noto con largo anticipo, consultabile da tutti e da quanti vorranno decidere e programmare di poter partecipare. Il tutto con campagne di comunicazione adeguate agli standard attuali, qualificate e non improvvisate, che veda il coinvolgimento di tutto il tessuto territoriale, provinciale e locale. Associazioni, enti, imprenditori, privati cittadini, chiunque voglia attivarsi e collaborare attivamente per la crescita, la valorizzazione e il rilancio del museo. A tal fine, quindi, a breve il CDA inviterà pubblicamente tutti i soggetti suddetti per un incontro finalizzato alla creazione di una rete territoriale e di un albo ufficiale delle associazioni, denominato Sostenitori del Museo Campano, avente lo scopo di coinvolgere tutti senza privilegiare nessuno rispetto ad altri. Gli inviti saranno rivolti attraverso il sito e sui social ufficiali del museo, indicando mail specifica per le adesioni. Concludiamo con lo sport. Mister Rino Gattuso conferma il suo 4-2-3-1 contro il Cagliari in vista del match del Maradona di domenica alle ore 15. Tre i dubbi di formazione per il tecnico calabrese. Manolas torna al centro della difesa accanto a Koulibaly. Ruiz torna disponibile e rileva Bakayoko. Rui è favorito sull'out di sinistra, Politano è ancora in vantaggio rispetto a Lozano come esterno offensivo a destra. Si rinnova poi il ballottaggio fra Osimhen e Mertens con il nigeriano che può partire di nuovo dall'inizio. Mister Semplici conferma la difesa a tre contro il Napoli e può affrontare i partenopei con Nainggolan più avanzato. Il tecnico dei Sardi ha il dubbio cranio tra i pali. L'estremo difensore è tornato disponibile dopo la positività al Covid-19, ma potrebbe essere confermato vicario. L'altro ballottaggio invece riguarda il ruolo di centravanti con Paoletti in vantaggio su Simeone. Era questa la nostra ultima notizia. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.